Ciao a tutti amici di Toms, sempre qui dal Comet Stay One. Stiamo visitando lo stand di Lira Lee, che lo conosciamo come produttore che crea appunto case, ma è andata un po' oltre questa volta. Infatti ha deciso di abbinare una scrivania e un case, o meglio trasformare una scrivania anche in un case, insomma chiamatela come volete. Guardate qua che cosa ha creato. Questa di fatto è una vera scrivania con il ripiano dove mettere la tastiera e il mouse, ma si apre. Questo è il modello più grande e permette di installare fino a due sistemi completi. Ovviamente, come di tradizione, lì, tutto in alluminio, acciaio per le gambe, comunque le parti più importanti, con un materiale un pochettino più duro. Tutte le supporti per i dischi, sia da una parte che dall'altra, praticamente un sistema gemello appunto per un doppio sistema. Vediamo appunto poi anche il supporto per un dual monitor, vetro temperato. Però c'è anche due modelli un pochettino più piccoli, venite con me. Sono qua così, abbiamo il modello, diciamo, quello medio ancora da scrivania, con la possibilità di installare un singolo sistema. Non so se è aperto, sì è aperto, lo vediamo qua così, sempre quindi vetro temperato, anche tutto il sistema di alimentazione, cioè un case veramente enorme, tutto alluminio ancora una volta. Questa, diciamo, è la scrivania per il singolo sistema, e ne abbiamo anche una più piccola che vediamo qua così. Questa qua è una via di mezzo, insomma, forse può essere utilizzata anche come un sistema per media center. La tipologia di utilizzo, insomma, potete immaginarla, inventarla voi come volete. Replicate anche su tutti gli altri modelli le varie porte anteriori e il supporto per il lettore DVD o Blu-ray. Questi sono tre prodotti, anzi, che usciranno dopo l'estate all'incirca. Sappiamo già i prezzi, almeno in dollari, ma però possiamo già immaginare per quanto riguarda il prezzo in euro. Per il modello questo intermedio siamo intorno agli 800-900 euro, per il modello più grande che abbiamo visto prima si supera i 1000 euro, più o meno 1200 euro, per il modello piccolo ancora non si sa. Prodotti molto particolari qui da Lira Lee, dal Computest. Quindi vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, ci vediamo nei prossimi video, ciao!